abbiamo parlato della civiltà contadina, non abbiamo parlato ancora del dialetto. Noi vediamo alcuni libri di Tonino Guerra che sono in italiano e sono anche in dialetto. Alcune poesie contrapposte, la versione in italiano e la versione in dialetto. Anche questa è un'altra delle grandi ricchezze che Tonino Guerra sottolineava e raccomandava a tutti di non perdere. Una capacità espressiva che la lingua dialettale può dare a un poeta o a una persona, il che vuol dire avere grande competenza nell'esporre, come Tonino Guerra aveva, un grande raccontatore, però aveva anche questa ulteriore risorsa. E si capiva durante i suoi racconti, i suoi incontri pubblici, che quando era come un interruttore, quando passava da una all'altra. Una parte era molto intellegibile, italiano, tutti ovviamente lo capivano, poi si passava al dialetto e diventava più carnale, più ricco, più coinvolgente, qualcosa che subito dopo tutti coloro che ascoltavano dicevano, vedi, nell'altro modo non si sarebbe potuto dire con la medesima intensità. Era uno dei discorsi ricorrenti, questo è il Sì. dialetto, o l'uso addirittura del Sì, dialetto quotidianamente. si può dire tante cose. Mi fa venire in mente che una volta sul teatro, in un incontro con delle scuole, con degli insegnanti, un insegnante gli chiese: ma come si fa a salvare il dialetto? E lui mi disse: ma cosa vuoi salvare il dialetto che non riusciamo a salvare nemmeno l'italiano? C'era questa disperazione di questi valori che si stavano perdendo. Il dialetto per lui era la prima lingua di un popolo. Il popolo romagnolo prima di tutto si esprime in dialetto, questa è la sua lingua, poi c'è la seconda lingua che è l'italiano, così come per il Veneto è il Veneto la prima lingua. Quindi lui diceva che l'espressività che ha il dialetto non ce l'ha l'italiano per un romagnolo o per un veneto o per un lombardo. E infatti lui faceva sempre l'esempio per dire come la farfalla, la zanzara, che diceva che ha un volo, l'isira, l'isira, sentite come nella parola stessa c'è la farfalla. Cioè con questo stava ad indicare che il dialetto era l'espressione prima, istantanea, e quindi più semplice e più spontanea di una persona. L'altro esempio che faceva era quello, se voi portate. Non mi ricordo se era un racconto che aveva scritto o un esempio che lui portava così indicativamente. Un contadino in tribunale e il giudice in italiano gli chiede: parlami cos'è successo, e questo, dovendo esprimersi in italiano, si sente in difficoltà, insomma, dice, borbotta qualcosa, eccetera. Se glielo chiede in dialetto e gli chiede di esprimersi in dialetto, questo qui diventa un fiume. Perché è la sua lingua, perché si espone con il suo pensiero a questa immediata traduzione del linguaggio. Quindi per lui il dialetto era una cosa molto importante, non era solo un'espressione, una parola che si pronunciava in un suo. Era un mondo che si esprimeva con questo linguaggio. E lui difendeva il dialetto, perché era la prima espressione di un popolo, assieme a tutti gli altri valori che ci possono essere. La domanda non è che abbia voglia di fare paragoni, ma quando sono cascato in bicicletta mi sono rovinato nelle costole, nelle mani e perfino sotto i piedi. La mia domanda è questa: chi sono io? Somigliano le mie ferite a quelle del Signore? Come posso, insomma, far fruttare questo dono di natura? Posso fare miracoli? Posso vendere in giro madonnine? In dialetto. La domanda. Un ecco a voi da Fedi Paragon, ma quando che mi so caschi in bicicletta, am so fatto mal tal costi, tal meni e so tipi. La domanda che faccio è questa. Chi so io me? Al mi farei di associar mia ma quelli dei signori? Insomma, com'è che posso fruttare queste donne teura? Posso fare di miracoli? Posso vendere il mandolino in Zaire?